Prima di rispondere alle accuse che gli sono state mosse dalla corte di Gerusalemme, Adolf Eichmann viene invitato a giurare sul Nuovo Testamento. L'imputato afferma di non appartenere ad alcuna religione e respinge il libro sacro che una guardia gli pone davanti. Giura però nel nome di Dio, nel quale egli dice di credere. Seguendo i suggerimenti del suo difensore, l'avvocato tedesco Robert Servatius, Eichmann respinge tutte le accuse, affermando di non essere lui il responsabile della morte dei 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti nei campi di sterminio. Io ero solo un piccolo burocrate, dice, e obbedivo agli ordini dei miei superiori. Inoltre Eichmann ripudia la confessione che, secondo la parte civile, ha firmato quando è stato catturato in Argentina. E protesta ancora la sua innocenza.